Come da tradizione alla Biblioteca San Giorgio si è celebrata l'annuale ricorrenza della Festa del Gatto, dedicata a tutti i felini e ai loro coinquilini. Anche quest'anno il concerto di voci bianche, grilli cantanti hanno intonato alcuni brani di ispirazione felina sotto la guida di Lucia Innocenti Caramelli. Ogni anno noi facciamo questa Festa del Gatto insieme alla Biblioteca San Giorgio per essere vicini agli amici pelosi che noi abbiamo come animali domestici in casa. È sempre stata una scommessa e una sfida fare una festa di questo genere. Abbiamo cominciato tanti anni fa, però ogni volta siamo accresciuti come persone e come persone amanti dei gatti. Nell'occasione Luca Mancini ha presentato il suo libro Manuale del Gatto e dell'Apologia dei Mici. 3 anni fa abbiamo avuto la fortuna di incontrare questa gattina che teniamo a casa adesso, che si chiama Thea, e che mi ha letteralmente aperto un mondo e mi ha spinto a scrivere sull'importanza della relazione che si può creare anche dal punto di vista spirituale fra uomini e animali, e questo è stato lo stimolo principale. Sono molte le leggende che girano intorno ai gatti di animali traditori o che in un certo senso si approfittano, ma in realtà quello che riescono a dare è tantissimo. Il problema qual è? Il problema è qui che entra l'antropologia culturale, è quello di riuscire a comprendere il linguaggio con il quale interagire con gli animali, nel caso specifico con i gatti. Hai il gatto? Sì, ce l'ho. Come si chiama? Giotto. Come si chiama il tuo gatto? Mia, Frida. Ti fa le fusa? Sì, molte volte. È un po' sante, direi. Non molto, non è molto coccolona, diciamo. Vorresti un gattino? Sì, sono carini. Te lo prende la mamma? No, non al giardino.